impossibile che un governo piaccia in egual misura alle associazioni datoriali e alle associazioni sindacali. È impossibile, perché o è davvero il governo dei miracoli, il governo guidato dal Messia, oppure non è possibile che il governo Draghi piaccia in egual misura a Bonomi e a Landini. C'è qualcosa che non quadra, perché se a Bonomi, la faccio semplice, se a Bonomi e a Landini piacciono le stesse cose, vuol dire che o Bonomi ha smesso di rappresentare le imprese, o Landini ha smesso di rappresentare i lavoratori. C'è poco da girarci attorno. Il fatto che nel paese non ci siano, non persistano interessi contrapposti tra classe lavoratrice e datore di lavoro, soprattutto quelli che svestono i panni del datore di lavoro per vestire quelli del padrone, è un'utopia, non è credibile. Il rapporto di lavoro è fatto di interessi contrapposti. Questi interessi contrapposti devono trovare un equilibrio e questo equilibrio si trova mediante il conflitto, entro ovviamente i limiti costituzionali, però mediante il conflitto. Pensare che un governo piaccia in ugual misura al sindacato e alle associazioni datoriali è semplicemente ridicolo. Nel lavoro si declina un rapporto di forza, per definizione, dove c'è una parte forte che è il datore di lavoro e una parte debole che è il lavoratore. Soltanto un corpo intermedio organizzato e costituito da lavoratori coesi può fronteggiare in maniera efficace la forza straripante del datore di lavoro. A maggior ragione oggi, dove siamo in un contesto come quello che vi ho descritto, un contesto nel quale la condizione di precarietà dei lavoratori è così profonda, non si può fare a meno del sindacato, sarebbe folle. Il problema è come viene svolta l'attività sindacale. Io ho visto luoghi di lavoro trasformarsi grazie all'attività sindacale. Io ho visto contesti lavorativi dove i lavoratori venivano chiamati mentre erano in bagno. Io ho assistito a queste scene, dove i responsabili bussavano al bagno per richiamare i lavoratori per dirgli di fare pesto. E queste sono situazioni che sono state completamente spunte. Le condizioni di lavoro sono ampiamente migliorate, e questo grazie all'attività delle rappresentanze sindacali. Il problema del mondo del lavoro è come il mondo del lavoro oggi viene raccontato, anzi uno dei tanti problemi del mondo del lavoro è come oggi il mondo del lavoro viene raccontato. Cioè spesso il mondo del lavoro è oggetto di una vera e propria propaganda. Cioè il mondo del lavoro che noi leggiamo quotidianamente sui giornali, tranne quando abbiamo casi eclatanti di cronaca, in particolar modo i morti sul lavoro, anche se pure lì, viene raccontato, diciamo, in maniera assolutamente difforme da quel che è nella realtà. I vari miti, non so, dobbiamo eliminare l'articolo 18 per attirare i capitali, per rilanciare l'economia, flexicurity, quindi flessibilità e sicurezza sociale, la possibilità figa di cambiare lavoro. Monti diceva che il posto fisso era noioso, Renzi diceva che lottare per l'articolo 18 equivaleva a voler inserire il gettone nell'iPhone. Cioè, il mondo del lavoro è oggetto di una narrazione, di una propaganda veramente indegna, veramente ficcante e assolutamente mendace. Cioè il mondo del lavoro che ti raccontano non esiste. Io mi sono reso conto che tra tutti i fenomeni che riguardano il lavoro e che vengono raccontati in maniera distorta, lo smart working rappresenta veramente l'apice, una delle punte di massima distorsione e di massima proprio divaricazione tra la realtà e il racconto. La realtà è che lo smart working crea molti problemi dal punto di vista individuale, già da prima, ma a maggior ragione oggi si è inteso come nuovo paradigma ordinario e generalizzato di prestazione lavorativa. Mi riferisco a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dove acuisce addirittura le differenze piuttosto che appianarle, come l'articolo 3 citato stabilisce, dove crea povertà, dove aumenta in maniera spropositata il lavoro, a parità di retribuzione, eccetera, eccetera, ma crea anche grosse problematiche di natura collettiva, politica e sindacale, perché allontana le persone e finisce con, diciamo, recidere anche gli ultimi lacciuoli di comunità del lavoro che sono presenti nel nostro paese. Ecco, questa è una panoramica generale. Chiudo dicendo, lo smart working, se normato, e quindi se risolti alcuni problemi che preesistevano alla pandemia, può essere uno strumento interessante, se assunto come paradigma marginale, residuale, invece no assoluto, a prescindere ad uno smart working inteso come nuovo paradigma ordinario e generalizzato di prestazione lavorativa.
discussione sacrosanta, perché senza potere e senza conquista del potere non si risolvono i problemi, su questo non c'è ombra di dubbio. La necessità sarebbe certamente quella di pensare a un terzo polo. Un terzo polo che, come dire, si faccia portavoce di una nuova istanza populista, e che per me populista è una bella parola, non è una brutta parola, e che rappresenti le istanze degli ultimi, dei subalterni, delle nostre periferie sociali. Come la costruisci questa forza politica? Io francamente non lo so, certo servono, l'ha detto già in altre circostanze Gioiminello Prederossi, ha perfettamente ragione, servono fondi, servono strutture, serve una classe dirigente, serve una leadership. A proposito della leadership, io ho un'idea mia, cioè io non mi rifarei a figure diciamo mediatiche o che abbiano già avuto esperienze, perché la mediaticità non è tutto, cioè l'esposizione mediatica e la capacità, diciamo, di attrarre l'attenzione e di dare visibilità è certamente qualcosa e va considerata e va certamente presa in considerazione, ma da sola non serve assolutamente a nulla. Noi abbiamo bisogno di una figura che sia mediatica, ma questa mediaticità si può costruire col tempo, con pazienza, mi rendo conto non è facile, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di contenuti, abbiamo bisogno di consapevolezza, abbiamo bisogno di coscienza, e questa, diciamo, non è una cosa che puoi costruire dall'oggi al domani mettendoti attorno a una figura che magari ha qualche follower in più, o altrimenti potresti prenderne una per un'altra, potresti prendere Fedez, potresti prendere la Ferragni, potresti provare a costruirla anche attorno a queste figure. È chiaro che sarebbe ridicolo. Allora, noi oggi siamo in una fase, secondo me, nella quale abbiamo delle istanze chiare, perché tu citi Firenze e GKN, e ovviamente a quella piazza e a quelle persone, a quella gente, io esprimo la mia più totale vicinanza e comunione di intenti e solidarietà. Poi c'è Trieste, che sta scrivendo una pagina, secondo me, memorabile nella storia della lotta del lavoro in questo paese, gente che sta lottando per tutti noi, per l'affermazione di principi di costituzionalità democratica. E che cosa succede? Succede che dalla gente, dal popolo, si alzano queste istanze, i corpi intermedi volgono la testa dall'altro lato o addirittura provano a schiacciare, a mettere sotto il tappeto queste iniziative. Ecco che se noi riuscissimo ad ascoltare queste persone, se noi riuscissimo a creare dei canali di espressione, un corpo intermedio che possa essere un sindacato, ma meglio ancora un'organizzazione politica che sia in grado di ascoltare queste persone e di portare, di coordinarle in piazza, di proporsi anche all'opinione pubblica per provare a scrivere una narrazione differente e quindi a provare a conquistare il potere, perché è chiaro che il potere, detta così, lasci perplessi molti, ma senza il potere, ripeto, non si fa nulla. Senza il potere è mero orizzontalismo, come lo ha definito qualcuno. Se noi riusciamo a fare tutto questo, è chiaro che possiamo provare a cambiare le cose. Io credo che in questo momento storico noi abbiamo bisogno di una politica netta. Cioè, oggi noi siamo in una fase nella quale i politici parlano e non si capisce quello che dicono. Come diceva Edoardo, è una citazione alla quale sto ricorrendo spesso in questi giorni, nell'arte della commedia, la confusione è uno strumento dei potenti, no? Per massimizzare il loro potere, per tenere sotto il tacco gli ultimi. E noi abbiamo bisogno invece di una politica chiara, che su ogni tema dica chiaramente che cosa vuole fare, che su ogni tema dica chiaramente che cosa per essa è giusto e che cosa per essa è sbagliato, in maniera netta, inequivocabile.